Ciao a tutti, io sono Priscilla, ho 18 anni e frequento il quinto anno di liceo artistico. Bonjour à tous, je me nomme Bakary, je suis malien. Ça fait 3 ans que je réside en Italie. Io sono Beatrice, ho 22 anni, sono italiana e da un anno a questa parte sono un'attivista all'interno della Task Force Hate Speech di Amnesty International Italia. Je m'appelle Bassirou Dembélé et je viens du Mali. Io sono Marwa Mohamed e ho 21 anni. Sono da Roma, cresciuta a Centocelle. Mio padre è egiziano e mia madre ucraina. Sono Virginia, ho 16 anni, sono italiana e sono una volontaria di UNICEF Italia, in particolare nel progetto Scuola Amica. La discriminazione secondo me può essere tante cose, fin troppe. Sostanzialmente però sono tutti quegli atti, atteggiamenti, anche pensieri, volontari o no, che vanno a creare una distanza, una lontananza tra persone sulla base di una caratteristica. Se le persone che ne sono pas informate, qui n'ont plutôt les personnes qui ne sont pas voyagées, donc qui sont un peu fermées dans leur territoire. È la creazione di una narrazione che mira a escludere l'altro, il diverso, l'estraneo, da un gruppo già accreditato di individui che rappresenta la comunità che produce questa narrazione. Certaines personnes, une personne qui s'impose de limiter la liberté et la vie d'une autre personne. Credo che sia a livello oggettivo, la preferenza di una tipologia di cosa o di persona, comunque una branca piuttosto che di un'altra, data dall'esperienza che ognuno vive nella propria realtà. E secondo me la discriminazione è un comportamento che nasce dall'intreccio tra ignoranza e insicurezza e in quanto tale va combattuto con la conoscenza, perché conoscendo non si ignora più e di conseguenza si acquista sicurezza. Le persone che non sono pas informate, chi doit s'informer, chi doit voyager, chi doit connaître d'autres cultures, che è très important. Si debba iniziare dall'educazione, dal formare all'utilizzo delle parole, perché le parole hanno un peso, che siano online o offline, su un social o dal panettiere, in qualunque contesto possono portare distanza o ridurla. En ouvrant la dialogue avec la personne, parce que si on reste silence, on peut rien résoudre. Donc, il faut qu'on en parle pour combattre cela. Educare soprattutto le giovani generazioni all'empatia e a far sì che questo attributo umano fondamentale venga utilizzato in tutte le situazioni e diventi soprattutto istintivo quando ci si rapporta con l'altro, il diverso, ma anche il simile. Partendo dal concetto che non esiste una realtà sola o che la realtà è composta da solamente pochi particolari, poche caratteristiche, la realtà può essere ampliata. Ed è giusto ed è doveroso fare in modo tale che questa realtà prenda piede e non si fermi solamente al varco di casa, perché ho trovato famiglia che era lontana da casa mia.